Benvenuti in questo nuovo video dove ci alleneremo con la palla piccola di Pilates. Va bene anche una palla sgonfia. Preparati seduta a gambe incrociate. Tieni la schiena ben dritta, gli ischi piantati nel pavimento e stringi delicatamente con i palmi la palla ogni volta che espiri. Quando inspiri invece rilassa la presa e senti l'osso sacro che spinge verso il pavimento mentre la corona della testa punta verso il soffitto. Continua in questo modo, ogni volta che butti fuori l'aria stringi la palla tra i palmi facendo partire il movimento dalle scapole. Quando inspiri abbassi le braccia, la schiena si allunga. Espirando schiaccia la palla e portala sopra la corona della testa se le spalle te lo consentono. In ogni caso arriva dove la tua mobilità ti dà il permesso. Fuori l'aria per salire premendo la palla. Dentro l'aria per scendere inspirando. Espira sali. Inspira scendi. Espira su, apri bene il torace, inspira, sentiti ben dritta, espira ed ora posiziona le gambe a diamantino, porta la palla con all'altezza dello sterno con le dita rivolte verso l'alto e fai spine twist, buttando fuori l'aria stendi le braccia, inspirando riporta la palla a te, fuori l'aria per tornare, dentro l'aria twist. Fuori l'aria schiaccia la palla e spingila lontano dal petto. Inspira palla al petto, espira centro. Inspira, twist, espira palla lontano da te schiacciandola. Inspira palla al petto, espira centro. Inspira twist, espira stendi. Inspira palla al petto, espira centro. E twist, ricorda di mantenere gli ischi sempre ben ancorati al materassino, i glutei quindi restano sempre ben aderenti, non si staccano mai ogni volta che fai il movimento, è come se ti strizzassi dal punto vita. Ed ora sistema le gambe parallele, braccia allungate in avanti. Fai qualche mezzo roll up, arrotonda bene il bacino, crea una sorta di C con la tua colonna vertebrale ed inspirando scivola avanti senza schiacciarti nelle spalle. Le ginocchia e i piedi sono sempre alla stessa larghezza, quindi fai attenzione a non fare le ginocchia ad X e ricordati ogni volta che ti arrotondi verso terra di non esplodere in fuori con la pancia, ma di mantenerla leggermente risucchiata, risucchiando anche il perineo. Espira, risucchia l'ombelico e il perineo. Inspira, scivola avanti mantenendo questa curva della colonna vertebrale. Le vertebre è come se fossero leggermente distanziate tra di loro costantemente, in modo da sentire leggerezza nella tua schiena. Ed ora mantieni la posizione per 3 bei respiri profondi. Senti il movimento delle costole che si allargano e si stringono e ti consentono di avere le spalle e il collo rilassati. Quando poi hai terminato, srotolati completamente a terra, sistema la palla tra le tue ginocchia e cerca di avere anche i piedi alla larghezza delle tue gambe, delle tue ginocchia, incrocia le mani dietro alla nuca, solleva le gambe a tavolino ed espirando inizia up prep, inspirando ritorni, gomiti ben aperti, larghi quanto le tue spalle, ricorda di far partire il movimento dall'ombelico che rientra piuttosto che dal mento che va verso il petto, altrimenti farai solo stretching al collo e non eserciterai il core. Espirando ti sollevi, inspirando scendi giù. Espira, inspira, fai sempre una leggera pressione sulla palla in modo da attivare anche l'interno coscia e attivare maggiormente il pavimento pelvico e poi togli la palla
dalle ginocchia e la sistemi sotto una pianta del piede, mentre l'altro resta a terra. Le braccia sono lungo il materassino, sono attive, la schiena è lunga. Comincia a fare shoulder bridge premendo le braccia e i piedi verso terra ed inspirando scendi. Espirando arrotonda il bacino, srotola la schiena, sali in shoulder bridge, inspirando srotola vertebra dopo vertebra. Premi il piede nella palla e quello nel materassino, attenzione a non lasciare appoggiata solo la parte esterna del piede, cerca di sentire che anche l'alluce è attivo. Inspira per tornare. Espira, srotola la schiena per salire, inspira, riappiccica una vertebra dopo l'altra. Espira, inspira. Senti come le braccia ti stanno aiutando spingendoti in su. E poi abbraccia per qualche istante la coscia per farla defaticare. E voilà, prima di passare all'altro lato, sistema la palla tra le tue caviglie, sempre leggermente schiacciata. Vai in preparazione di Andret, distendi le gambe e comincia gli Andret, fuori 2, 3, 4, 5, dentro 2, 3, 4, 5, fuori 2, 3, 4, 5, dentro 2, 3, 4, 5, energia nel movimento, cerca di immaginare le tue gambe come delle frecce in partenza, spalle sempre ben aperte, se hai mal di collo tieni la testa a terra, ma se hai mal di collo vuol dire che non stai lavorando col core, quindi ricordati prima di tutto di attivare gli addominali risucchiandoli delicatamente verso il centro del corpo. Mantieni il respiro fluido per controllare maggiormente la fatica, la posizione del tuo corpo e voilà, abbiamo terminato i nostri Andret. Respira profondamente e nel frattempo ti prepari con la palla sotto l'altro piede per shoulder bridge dall'altro lato. Inspira profondamente ed espirando sali su. Srotola la schiena inspirando. Braccia e piedi attivissimi che aiutano a salire. Inspirando scendi. Espira su. Inspira per scendere. Espira per salire. In per scendere. Ancora arrotonda il bacino, il pube vuole andare verso il cielo ed inspirando torna a sentire tutta la schiena a terra ben allineata. Srotola, srotola, srotola. E su. Si scende. E voilà, se hai bisogno abbraccia la coscia, altrimenti sistema la palla tra le mani, ruota su un fianco e vai a posizionarti in ginocchio. La palla la terrai sotto la mano che resta appoggiata verso terra, in modo da crearti un elemento di instabilità. L'altro braccio lo apri bene verso il soffitto e inizia a fare delle pulsazioni con la gamba tesa. Cerca di non mettere tutto il peso della mano sulla palla, altrimenti rischierai di fare un bel capitombolo. E fai 4 pulsazioni della gamba espirando, altre 4 inspirando. Fuori 2, 3, 4, dentro 2, 3, 4. Continua così, senti che i tuoi muscoli del core stanno lavorando per sostenerti. Poi braccio oltre la testa e side kick. Braccio e gamba vogliono incontrarsi e sono sempre tesi come se fossero due leve, in modo tale da far partire il movimento dal centro del corpo e non semplicemente dalle estremità, quindi da ginocchia e gomiti. Espirando attiva il centro, fai incontrare braccio e gambe ed inspirando allungali dietro di te. Prima di passare dall'altro lato, sistema la palla tra le ginocchia e andiamo in plank. Posiziona le mani sotto le tue spalle, braccia ben tese, punta i piedi e voilà, con le gambe tese mantieni la posizione. I glutei sono connessi, la pancia è leggermente risucchiata, il mento è all'indentro in modo tale da mantenere l'allineamento della tua schiena e della testa. E respira, respira, respira. Se a un certo punto ti senti cedere, non temere, mettiti nella posizione del bambino piuttosto che lavorare male o iniziare a lasciare andare la testa o far cadere il bacino.
Quindi ricordati sempre che la qualità è meglio della quantità, meglio due respiri in meno piuttosto che due in più ma fatti male. Senti come questa posizione ti dona energia, forza, stabilità non solo nel corpo, ma prova a portare attenzione anche a quello che ti smuove dentro, quello che percepisci, quali emozioni, quali informazioni ti dà il tuo corpo. E voilà, piccola pausa nella posizione del bambino, srotola la colonna e vai a fare gli esercizi laterali con la palla sotto l'altra mano in ginocchio. Quindi distendi la gamba, braccio verso il soffitto, abbassa bene le spalle e inizia le pulsazioni della gamba tesa al ritmo del respiro. 4 pulsazioni espirando, su e giù, 4 inspirando. Se senti più o meno difficoltà da questo lato rispetto al lato precedente, è normale, siamo sempre leggermente sbilanciati, ci sarà sempre un lato più forte e uno più debole. In, 2, 3, 4, out, 2, 3, 4, in, 2, 3, e allunga il braccio oltre la testa, inizia side kick abbassando anche il braccio in direzione della gamba, inspirando spingili dietro di te, espira, inspira, spingili dietro senza inarcarti con la schiena, senti che il corpo si allunga, si stiracchia, immagina l'energia che inizia a scorrere ancora in maniera più efficiente all'interno del tuo corpo. E poi abbiamo terminato, quindi sistemati in ginocchio, porta attenzione per qualche istante a quello che senti dentro di te, senza giudicare, ed inspirando solleva le braccia, espirando abbassale. Inspira sollevando le braccia, espira abbassandole. Un'ultima volta inspira, espira. Grazie mille per essere stata con me. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!